Lui ragazzo che mi sa. Magari senza birretta. Faccio il sole. Vabbè, uno sombrino, spostamento, ci sta. Ci sta. Anche adesso. Ma me la dia. Una dia per rilassare un po', se va la cavolata, ma la pensa molto via. Prima un attimo perché. Perché so che ragazzi io voglio il premio, sei registrato vero? Sì. Allora, io voglio il premio artista più loquace del festival. Sì. Sono facendo tutte le interviste, parlo, continuo a parlare. Salivazione zero. Non ce la fanno più, ragazzi, voglio il premio. Allora devo bere anche delle. Allora, lo diremo in sala stampa ai nostri colleghi, perché vediamo se possiamo fare un premio speciale. Con magari una bocca, perché. Questa è una cosa fatta proprio a bocca. Vabbè, cominciamo. Noi lo mandiamo domani mattina l'intervista. Ok. Il cazzotto è Fede 7 con Elia e con Federica abbiamo Bugo. Intanto, buongiorno. Ma chi è Bugo, ragazzi? Sono io. Sì, eh. Sono io. E così sono interviste, si capisce più persone di interviste. Comunque, scherzo, ciao, grazie. Come stai? Come stai innanzitutto? Bene, tutto a posto. Senti, il pezzo si chiama Sincero, andiamo subito nel focus della canzone, perché come la vita bisogna essere sinceri, come nell'amicizia bisogna essere sinceri. È un bellissimo titolo che rappresenta tantissime sfaccettature. Sì, allora, ho scritto questa canzone durante la lavorazione dell'album e quando l'ho scritta la parola sincero, che era una delle parole contenute del disco, mi sembrava la più forte per rappresentare appunto quello che racconto nella canzone. Per me la sincerità è un modo per rapportarsi con i propri sogni e la realtà effettiva, quindi quando uno ha dei desideri, che non è che tutto viene realizzato, perché la realtà non è che tutti i nostri sogni vengono realizzati, ci bisogna anche dire come vanno le robe, quindi cioè sono sincero, me l'hai chiesto tu come la canzone, quindi ti sto raccontando che a volte delle robe non vanno, no? Infatti ma non ti piace come sta andando, quindi però non è una canzone assolutamente, come dire, negativo, che dice che devi buttarti giù, no, bisogna essere concreti. Sì. Quindi, anzi, poi il ritmo, se l'avete sentita... Certo, ve la sorpresa non sarà stampa. È una canzone vitale, non è una canzone che dice, no, sono sincero. No, è una canzone che comunque, poi sono un artista che scrive canzoni che vogliono dar vita, non sono depresso, queste cose qua, no? Sì, sì. E quindi niente, l'ho preparata, è tutta pronta, così come l'avete sentita, ad esclusione della voce di Morgan, che conosco da tanti anni, e lui mi sembrava perfetto per completarla. E successivamente gli ho detto, ma guarda che secondo me questa canzone ha delle caratteristiche per Sanremo. Il pezzo era già pronto, insomma, è di qualche anno fa, molti anni fa. La canzone l'ho preparata mentre stavo facendo un disco, sì. E questa canzone l'ho terminata nell'aprile dell'anno scorso. Okay. E successivamente ho chiamato Morgan per fare la voce. Però la canzone era già mia, era finita, la mia, completamente, certo. No? L'avevo mandata da Amadeus dopo che Morgan ha fatto il suo intervento a settembre, avevamo già l'attacco da Amadeus con un atteggiamento del tipo: uè Amadeus, ti piacerebbe sentire una bella canzone? Eccola qua, vuoi sentirla? Eccola qua. Bello atteggiamento, bisogna essere sinceri. Siamo andati subito all'attacco frontale. Infatti lui l'ha dichiarato subito nella primissima intervista di Repubblica, sì. Quella famosa che poi è scattata la prima polemica. Che anche per noi è stata una sorpresa, a noi sì. non ce l'ha detto che avrebbe fatto quella, che avrebbe anticipato, a noi ci avevano detto non dite che siete a Sanremo fino all'inizio al 6 gennaio, e invece mi sveglio il 31 c'è l'intervista, vuol dire cazzo fai, abbiamo detto no, scherzo. Per noi è stata una sorpresa bellissima, e poi la prima domanda che hanno fatto era su Bugo, esatto. Cioè io ero contentissimo, la gente dice ma che cazzo, perché parli su Bugo? Vi faccio vedere io chi sono, e ho presentato la canzone per primo. A parte gli scherzi, siamo stati uno dei primi, questa cosa è stata una strategia vincente. Stiamo parlando di sincerità, appunto come sincero il titolo della canzone. Sincerità? Sincerità, sinceramente, sto Sanremo come sta andando, come ti aspettavi? Eh beh certo, sincero è bello quest'anno perché ci sono io ragazzi. Mi sto divertendo, sto andando bene, la classifica non mi interessa, però noi volevamo arrivare primi, cioè, la mentalità mia è far bene, primi è parolo, cioè volevo far bene, lo sto dicendo spesso, io non voglio arrivare ultimo, siamo ultimi perché forse siamo particolari, ma no, io sono qua per far bene, sto facendo tutte le interviste, siamo sul pezzo dovunque e quindi sono molto contento. Poi tu mi insegni che la classifica vale poco, già l'altra classifica, vabbè, quella delle radio, siete saliti, e come se siete saliti? Vabbè, non è, cioè, mi interessa anche quello che, cioè, la gente è giusto che abbia le sue considerazioni, attenzione, io non voglio giudicare, però non,
Era per dirvi che non sono qua per dire vabbè dai finito, se siamo utili mi sembra ti dispiacerebbe? Oh, non siamo per spaccare il volevo, infatti abbiamo, cioè nel senso io volevo mica sono qua, mica sono l'asilo Sanremo, mentre molti altri sembrano che sono qua per fare per andare al parco giochi, ma al parco giochi è al parco giochi, qua no? Qua si parla. Senti, ultima domanda, è uscita già la scaletta, a che ora vi esibite questa sera? Alle 5:30. Cioè, noi ci siamo presenti che c'è l'altro festival, noi dopo l'altro festival dico vai Bugo, vai a cantare. Domani mattina colazione con Bugo Sanremo. Insomma la prima non l'ha mai fatto nessuno. Ma tu che per ultimi, è la prima i volta. Primi cazzo la mattina, che sono tutti rincoglioniti e arrivo io. Volevo fare cantare. Non lo so, mi sembra che siamo un po' alti nell'orario, però mi sa che domani sera siamo tra i primi. Ah, ok, meno male. Credo. Recupererete domani. Spero, no, perché dai, un po' ce lo meritiamo, noi possiamo sempre suonare allora. A tu, no? Che ho mia nonna, dico nonna, cioè c'è qualcosa che non va. Mia nonna arriva qui, si incazza di suonare. Cazzo, tu dicendo? Non lo so, però... Ma non ci divertiamo, peraltro, per cui va benissimo. Grazie mille, Bugo. Grazie a voi. Ascoltiamo la canzone qui su Radio 600. La vuoi lanciare tu, la canzone? Sì, allora ragazzi, cantate. Ascoltate e cantate la mia canzone, però mi raccomando, dovete mandare almeno 20 volte questa canzone. Va bene. Se no la gente non la capisce, deve essere almeno 20-30 volte, così poi la sapete memoria. Quando vi svegliate la mattina cantate, volevo fare cantate, così deve finire. Se non finisce così, io sono contento. Grazie mille, Bugo. A voi. Grazie davvero. Una lancia di Sicilia. È una candelina per rilassarti, insomma, la accendi nella stanza, potrai. Perché ci vuole rilassare? Non ce l'ha, però.